Buongiorno a tutti, ben arrivati oggi mercoledì. Allora, un attimino solo che mi scrivo una cosa qui. Cosa volevo dire? Ok, questo 1 139, perfetto. Allora, cosa succede? Avete visto che a tanti di voi non funziona più il fascia, hanno cambiato la password. Funziona a tutti quelli che sono registrati e usate la vostra password. Non meravigliatevi se nei prossimi giorni non funziona più il fascia perché esce la nuova versione e devono vedere come inquadrare la situazione. Siccome il fascia funzionerà assieme al robot Lite, alla versione Lite del robot e la versione quella con gestione delle operazioni. Quindi datemi un po' di tempo. Io spero di questa settimana di riuscire a fare l'ultimo appuntamento numero 6, dove vi spiego come introdurre l'operatività automatica con la versione Lite del robot. La versione Lite praticamente apre solo le operazioni, però non ve le gestisce. Quella che gestisce le operazioni è questa qui. Pensiamo, qui adesso sto facendo un tentativo con una size abbastanza grande, lo lascio correre con voi. Siccome tutti i giorni io faccio backtest, ne ho fatti tantissimi ieri fino a quando non avevo più la mia concentrazione, ho dovuto smettere. È difficile farli perché il fascia è un sistema molto complesso, molto complesso. Ho fatto vedere l'altra volta un po' i settaggi. Non è facile settarlo. Devi settare sia le posizioni, sia lo splitting, sia la percentuale di chiusura. C'è tantissima cosa e siccome è molto sensibile come indicatore, dà tanti falsi segnali nella parte tecnica, nella parte invece quella umana, quella discrezionale, è più facile da usare, ok? Quindi nella parte tecnica lavora diversamente. Vedete, per esempio, qui ho fatto su un conto da 1000, pazzo come sono, un backtest con un lotto intero. Quindi lotto intero, se vedete, andiamo all'inizio, me lo splitta con 2, 4, quindi 6, 16, 20, 40, 60, 80, 100, quindi un lotto intero me l'ha splittato in tutte queste operazioni. Sono 7, 2, 4, 6, scusa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 operazioni con la distanza di 20, 8 di 20 sono un range operativo di 160 pips, ok? Faccio con voi un test che probabilmente andrà a zero, non so se tiene la size di un lotto. È un test che io l'ho già fatto, quindi so quanto rende. Rende il 70% l'anno. Quindi non è un robot che può funzionare su un conto da 1000. Certo, sì, però se sei consapevole che dopo un anno tu guadagni 700 euro. Se tu invece hai un conto da 10.000, ne guadagni 7.000. Se tu hai un conto invece che ha 100.000 euro, ne guadagni 70.000. Quindi questo 70% non è poco, anzi, tantissimo. Però non è tanto per chi vuole con 1000 euro avere un robot che porta di più. Un robot che porta di più con 1000 euro, quello che consiglio io per chi vuole velocemente capitalizzare, fare dei soldini veloci, è usare l'algo con la size abbastanza alta da poter in 4-5 settimane raddoppiare un conto da 1000. Ok? Questo è quello che consiglio. Invece nel fascia, ancora con tutti i test che sto facendo, c'è da capire un attimino come c'è l'impostazione. Adesso sto inquadrando un po' tutte le cose, siccome non so se tiene, perché poi a un certo punto avrà un drawdown, però il drawdown, penso, vedete adesso per esempio, il 26 gennaio è già 1600 euro, il 31 gennaio mi chiude con 1800 euro, 1890 euro, ok? Quindi in un mese mi fa quasi 900 euro, però poi andiamo a vedere come continua la situazione. Sta andando benissimo, vi dico io sono molto contento e sono anche molto purtroppo stanco perché è difficile da pilotare per capire un po' la situazione. Allora, io adesso vi do qualcosa in più oggi, anche se non fa parte del corso, cioè non dovrei farlo nel corso, ma voglio portare avanti un po' il lavoro. Siete tanti nuovi, vi vedo che siete tanti nomi nuovi, magari qualcuno che ha appena visto un paio di video miei nel blog e tutto il resto, vi indico nuovamente, andate nel blog e aggiornatevi, perché purtroppo io non aspetto nessuno. Non sono un trader che vende corsi, non sono un trader che ne so, vende qualcosa, quindi l'unica cosa per seguirmi e
e allinearsi, andare nel blog e seguire le lezioni registrate o i metodi registrati. Ok? Bene. Diamo un ultimo occhio, andate, guardiamo. Il 10 febbraio è a 2.500 euro. Quindi sta usando una site da un lotto, splittandola per 8, ok? Quindi me la splitta, vedete, in diverse posizioni, che possono essere 20, 40, 60, 80, 84, 94, 98, 100, ok? Quindi le splitta. Perché splitta le operazioni in robot? Perché io gli ho detto di operare chiudendomi il 20%, ok, di ogni take profit. Il 20% di ogni, no, scusate, il 60% di ogni take profit. Dovrei dire le bugie se non è così. Un attimo, guardo il backtesting qui. Sì, 60%, quindi vuol dire che la posizione più grande che invece mi fa, gli ho detto di fare la posizione più grande è di di 0,20, quindi l'operazione più grande è da 0,20. Infatti, vedete, da 0,20 è la prima. Lui parte, prescinde che la prima che gli ho detto di fare è da 0,20, perché mi deve chiudere un 60%, ok? Quindi la prima è 0,20, poi me le splitta tutte quante da 0,0,20 fino a quando arrivare agli ultimi pezzi. Questa lavorazione che ha voluto fare Alessandro è per facilitare al robot a lavorare, perché se lui mi faceva un'operazione completa da un lotto e poi lo andava a splittare, era difficile. Prima cosa era difficile perché poteva anche prenderti tutto il take profit, tutto intero un'operazione. Invece così te la splitta anche nello stop loss. Ti gira al contrario, non ti chiude tutta l'operazione del lotto, ma te ne chiude una parte, perché poi se ritorna dalla parte giusta, sei ancora posizionato bene. Siccome il fascia trend, non dimentichiamo che è un metodo che va a indicare il trend fascia, cioè la fascia di trend che stai utilizzando, è inutile che ti vada a chiudere tutta l'operazione in perdita se poi sei veramente nel trend giusto. Per questo li splitta a pezzettini sia lo stop loss che il take profit. Ok, qui vediamo il backtesting. L'8 marzo si porta a 3.652. Guardate l'equity line. Vi dico, l'equity line è fantastica, però vi faccio vedere l'equity line di un altro backtesting che ho fatto, che è quella del 70%. Vedete che da 1000 mi arriva a 700. Ne sto facendo tante, ce ne sto facendo veramente tante. Non ho ancora reso pubblico niente perché tanto lavoro, perché mi sto preparando anche per Roma. 12 aprile sono a Roma, arrivo l'11, parto il 13. Chi vuole fare colazione o pranzo o cena assieme a me, me lo deve dire per tempo. Ok, volentieri. Ogni tanto sentite suonare perché anch'io ho le password promozioni da qualche parte, non so dove le ho messe. E mi suonano perché mi danno errore. Attenzione, long su euro dollaro adesso, preannunciato, perché su 5 minuti il segnale long era questo, così vi do anche un po' di input per la giornata di oggi e andiamo a vedere anche i segnali che abbiamo visto lunedì, perché non lascio piantato niente. A me piace essere chiaro con tutti, cioè quello che faccio io è quello che riporto anche nel conto. Quindi vedete c'è un po' di drawdown, ok? Nel drawdown l'operazione si ripete, ma io gli ho detto di non ripeterla, quindi non andrà a ripetere, quindi può darsi che non chiuda bene perché sta lavorando senza ripetere. Quindi se vedo che scende troppo, lo dobbiamo cambiare un attimino l'atteggiamento, perché mi sono dimenticato di cambiare una cosa. Però va bene lo stesso, quanto vedete che può darsi che avrà il drawdown adesso. Non so se si recupera, siccome non gli ho dato il recupero, perché non mi può raddoppiare la size. Di solito c'è un martingala all'interno, c'è un martingala, c'è un parametro chiamato Zavorra, ci sono tante cose nuove di questo robot che Alessandro veramente ha buttato dentro tanto, tanto, tanto materiale in questo robot, ok? Perché credeva in questa, anzi crede in questa cosa ed è bello, perché guardate, il 29 marzo, a prescindere che adesso il conto si possa bruciare, io il 29 marzo in 3 mesi un conto da 1000 l'ho portato a 4000. Ok? Quindi assolutamente. A prescindere che si può bruciare, io sono già del parere che visto che sei a 4000, 1000 te li togli e sei già senza rischio, risk free. Lo si può avere questo robot? Sì, lo si può avere già da adesso, però non libero, cioè ve lo posso soltanto inserire in un vostro conto in un server. In un server nostro che è a Milano, perché non ve lo posso ancora dare perché sono nella versione beta, ok?
stanno aumentando tutti i giorni. Amici, io li chiamo amici perché alla fine una volta erano clienti, adesso sono diventati amici perché rimane un accordo di amicizia, anche se non ci siamo magari non con tutti i visti, che ci lega, cioè io sono sempre stato trasparente e rimango trasparente, quindi tutti gli amici, i clienti che vogliono assolutamente essere i primi ad usare questo robot e mi fa tanto piacere perché vuol dire che viene riposto in me tanta fiducia, ma siccome voi lo potete usare gratuitamente, ma non ve lo do in mano perché ancora non ho la versione chiusa. Oggi dovrebbe essere pronta la versione light. Bene, lo lasciamo correre aspettando il drawdown, che io mi sto aspettando veramente un drawdown. Mi sembrerebbe strano che non lo fa. Ok, beh, situazione long da qui, il mercato arriva in questa zona. Qui nel 5 minuti non ho pivot, questo è il minimo di Gauss. Ok, nell'H1 invece ho la situazione adesso con il primo istogramma verde. Qui abbiamo la chiusura della distribuzione gialla, quindi il minimo di Gauss qual è? Se questa è la parte più bassa, questo sarà il minimo di Gauss. Ok? Bene, qui deve sta partire una distribuzione. Questo qui che vedete qui potrebbe essere un ciclo X, potrebbe essere che ne so, non me ne frega niente perché intanto non li guardo con questo metodo di cicli. Nella distribuzione blu non ho ancora finito, ok? Quindi fino a prova contraria il take profit qual è? Il pivot, ok? Pivot quindi 1, 12, 85, il take profit per oggi. Bene, vado veramente sparato perché ho tante cose da fare, però voglio vedere cosa avevamo detto lunedì. Lunedì abbiamo detto, questo era, aspettate un attimo, mercoledì, lunedì, qui. Lunedì in questa situazione qui era long fino al pivot. Non c'era altro. Guardate, stessa situazione di oggi perché c'è il pivot di mezzo. Questo è il minimo di Gauss, ok? Fino a prova contraria questo è il minimo di Gauss perché eravamo qui. Non è più il minimo, scusate, questo è il minimo di Gauss che lo so adesso perché arrivo qui a vederlo qui. Però nella chiusura io ero qui, sebbene continuavo a vedere la linea gialla che scendeva, avevo la sensazione di entrare long. L'unica cosa che poteva farmi entrare long era un Instagramma verde ed era qui. Candela che avevamo anche discussa era questa candela pin bar che ha dato via poi al trend. Ecco qui il drawdown. Allora io vorrei un attimino, se non me lo stoppo, sicuramente lo stoppo perché mi sta rovinando la media, ma io so anche il perché. Fatemi vedere un attimino, non me la raddoppia quindi non potrò recuperare. Allora. No, allora stop un attimino, mi cambio i parametri, mi sposto di qua. Questo qui è il massimo, di lotto usabile, se vado oltre vi limito a questo, lo mettiamo a 4. No, questo senti, non andare avanti, 3-7 lotti se arrivo a usare almeno. Provo così, poi non mi ricordo più se era giusto così, però vado, cancello, giornale, diciamo sì, e ripartiamo. Ok? Così adesso abbiamo anche un effetto marketing all'interno. Ok, bene, per la giornata di oggi, vedete che qui incomincia con l'Instagramma verde, dammi un segnale. Quindi, logicamente, a chiusura di questa candela tra 15 minuti ho il segnale long. Lo posso prendere però in anticipo usando i 5 minuti. Guardate, qui ho nuovamente il segnale long. Quindi saper usare il fascia assolutamente determina la giornata perché potete assolutamente fare trading senza avere nessuna nozione di trading. L'unica cosa che vi serve è avere un po' aver studiato il metodo fascia, il corso fascia che io ho preparato 6 video di cui che saranno assieme all'indicatore, arrivano anche automaticamente 6 video. Quindi chi è nuovo dice: Ok, io non occorre che mi compro il corso perché il corso è gratuito. Non occorre che spendo 6, 700, 800 euro per fare un corso, ma mi arriva automaticamente il metodo fascia assieme all'indicatore. Dovete un attimino attendere che rendano pubblico questa cosa, ok? Un attimino solo che. Vi spiego un attimino le dinamiche adesso qui del robot, poi andiamo avanti con i risultati. La prima operazione, ben detto, vedete qui, sta dando il segnale long. Attenzione che ci avviciniamo anche al pivot. Eccolo qui. Quindi, segnale long che era questo, 24 pips, segnale long che poi sarà questo, e 11 pips.
No, non ho mandato ancora il link del quinto video, lo mando adesso appena oggi ho la versione light, ma ora quindi dovrò fare un po' di tutto. Sono arretrato un po' con tante cose, avete visto che non ho neanche aggiornato il blog alla fine, quindi sono un po' indietro. Ok? Mi dispiace, ma siccome mi prendo questa libertà, visto che non è tutto gratuito, di finire un paio di cose, perché devo prepararmi per Roma, mancano pochi giorni, io sono ancora praticamente in alto mare. Allora, la prima operazione che fa la fa di un lotto, abbiamo detto, quindi la prima anche la perde, vedete 2, 6, 16, 20, 40, 60, 80, un lotto. La seconda, essendo andato sotto alla mia partenza, sono 717, deve recuperare, me la fa doppia, quindi andate a vedere la seconda che è. Vediamo se è quella giusta, non vorrei dire cavolate. 20, 40, 60, 68, 71, anche questa da 10. 71, questa è da 10. Allora poi me la raddoppia, no, non me la raddoppiata, allora c'è ancora qualcosa che non va. Vediamo se sto sbagliando. 2, 4, 6, 8. 84, 86, 90, 10, no, non la sta raddoppiando. Allora, vedete com'è difficile. Poi, no, sto facendo la stessa cosa di prima. Lo stoppo di nuovo. Questo è quando si fanno le cose dal vivo. Vado a cambiare i parametri. Allora, perché non me la raddoppi? Lotti di partenza, questo. Lotti a cui arrivo, 5. Non posso andare oltre a questo periodo. Questo. Appena l'equity supera la percentuale, l'ultima vista più di tutto. 5, 10, 300, 60, lotti, 2. Perché non mi raddoppi? Mi viene un dubbio, a capire che non ci sono abbastanza soldi. We there open, sell for 184, perché? No, dovrebbe essere tutto a posto, non ho problemi di margine, allora niente, allora, ritorniamo qui. Tanto guardate l'operazione che va avanti, io giochicchio un attimino. Resetta lotti se arrivo a volerne usare almeno 5. Numero di lotti usabili se oltre al mi limito a questi 5. Perché non mi raddoppi? Martingala. Percentuale stick. Martingala, correttamente usina multipli 2. Se non opero, rispetto a di 2. 20. 20 dovrebbe raddoppiare. E se però se non si perché non raddoppi? A 2, 4. Questo mettiamo a 6. E questo mettiamo 6, dovrebbe essere così, cioè, sono 6 volte, vediamo se sbaglio questo, su, ok, lo lasciamo adesso correre, poi vediamo qual è il motivo dello sbaglio. Ok, il primo è di un lotto, secondo è quello di un lotto, questo è strano. Però me l'ho scritta diverso, 26. Insomma, lo corro un attimino. Forse non riesce a usarli all'inizio perché non ci sono abbastanza soldi. E take profit, take profit, take profit. Veramente io quando parlo che questa è la soluzione, questa è veramente la soluzione perché. Se hai un robot del genere, come faccio io, che ho tanti conti in automatico, ragazzi, questo robot qui mi toglie tanta cosa. E io lo sto usando adesso sull'H1, non ho finito i testi sul minuto, non ho finito i testi sul daily, non ho finito i testi a lungo termine, però, cavolo, allora, però non mi raddoppia. Questa è una cosa che non capisco perché non mi raddoppia. Vorrei capire perché non mi raddoppia. Lo lasciamo ancora correre, vediamo se ho sbagliato io qualcosa. Vabbè, lo lasciamo correre, dai, non perdiamo troppo tempo. Lasciamolo qui e poi lo vediamo. Poi me lo giochicchio io da solo. Allora, long, l'euro dollaro l'abbiamo visto.
Diamo una carrellata veloce, di solito la faccio alla fine, la faccio all'inizio, così abbiamo un po' reso conto di quello che si potrebbe fare ancora. USD Yen, io avevo dato il long qui, ok? Guardate, questo è il minimo di Gauss. Per chi ha fatto il corso e anche chi segue il webinar, alla fine ha capito che qui sotto non ci deve andare, non ci deve andare, ok? Quindi una volta che mi ritocca questa zona qui, non è altro che se io adesso vi disegno questa così. Vedete che il webinar poi si protrae anche in didattica, perché è questo è questo il mio modo di fare. Io se questo è il minimo questo, questa zona qui che cos'è? Che cos'è questa zona qui? Questa è la zona dove ci sono le contrattazioni in compressione, quindi la zona di compressione. Questa che vedete qui invece adesso è la deviazione standard. Ok, qui ci sono le contrattazioni che vanno a salire, ok? Fino a quando arrivano nella seconda parte e avranno le contrazioni che vanno a scendere. Quindi la deviazione standard, la fase di compressione, la campana gaussiana si disegna sempre così. Ok? Quindi questa fase qui dove siamo adesso è la compressione. Quindi chi ha studiato un po' il metodo ciclico, chi poi usa anche il metodo fascia sa che quando arrivava qui la parte più bassa poteva entrare long nuovamente sui punti bassi e cercarsi il long, che poi il long veniva assolutamente, anche se non andavo a cercare il bello del metodo fascia, quello che tanti stanno già usando, e questo mi fa piacere perché vuol dire che ho nell'arco di pochi mesi portato nel mercato una cosa nuova, nel mercato non perché vendo, una cosa innovativa. Questo era il segnale long. Segnale di Instagram verde 1, il secondo io entro long con campana gialla bassa con il minimo di Gauss, quindi lo stop loss è di 35 pips per farne. Ok? Quindi assolutamente molto funzionale. Quindi il segnale long che io avevo dato l'altro giorno continua a esserci sopra la media 48. È valido l'ingresso fascia verde sopra la 48? Certo che è valido. Adesso come no? Adesso attenzione, Gianluca, Gianzi, adesso stai tradando però un'evoluzione già avvenuta, 60 pips, siamo fermi un doppio massimo, siamo nella parte gialla rialzata e siamo con il verde tirato. Qui dentro non c'è neanche il drive, vedo che non c'è il drive, perché non c'è il drive? È sparito il drive. Io lo so perché è sparito il drive. Un attimino solo che lo. È sparito il drive. Un attimino solo che blocco qui e vi faccio. Come si fa a bloccare? Allora. Un attimino solo che ho il drive che non funziona. Il drive non mi funziona. Perché ho usato anch'io la password, quella che usate voi. Non funziona. Quindi devo un attimino risistemare il drive. Ok, lo sistemo anche qui. Un attimo solo, sistemo un attimino. Perfetto. Il drive non mi funzionava più perché la password è cambiata, quindi ho dei problemi. Inizio la lettura, qui dici? O qui dici? Beh, certo, qui c'è il segnale, qui sopra la 48, da qui in poi tu sei long. Certo che devi andare sopra la 48 e si deve tenere sopra, ma quindi lo sai già. La 48, nei migliori dei casi, Gianzi e tutti gli altri, se voi andate a prendere questo punto qui e questo punto qui, e magari anche questo, questa qui è una trend line. Ok, la 48, essendo una media ciclica, nell'H1 vi permette di studiare questa cosa. La rottura di una trend line, okay? È solo agevolata perché non è una zona statica, ma è dinamica. Quindi assolutamente qui era il long. Non, ma è quello che ho detto lunedì. Cioè, io non vado adesso a prendermi a punzecchiare le cose perché le ho dette e allora ci credo, deve essere così. Ma questo è il dollaro yen. Andiamo a vedere la campana gaussiana blu. Guardate,
ha chiuso, potrebbe ripartire. Quindi questo è un minimo assoluto, potrebbe ripartire. Non vado ad aspettarmi che mi vada qui in alto o che mi vada a fare nuovi massimi, però intanto mi faccio il mio long, poi ci penso. Poi, oltre a questo, avevamo inserito il Fibonacci, che dicevo sopra il 50%, visto che mi ricordo benissimo delle mie parole, perché sono sempre le stesse, sono ripetitivo, ho detto se è un trend rialzista non tengono le resistenze, se è un trend ribassista non tengono i supporti, quindi vuol dire che la resistenza non tiene. Il 50% in questo caso cos'è? Una resistenza di questa ultima espansione. Oh. E non ha tenuto. Quindi non tenendo è long. Scusatemi. Ok, quindi questa zona qui era comunque long. Tutta la zona sopra, da qui, da qui, da qui, continua ad andare long. Ok? Un attimo, vedo un occhio se mi raddoppia, ma mi sembra che non raddoppi. Il perché non lo so. Ho qualcosa che non va. Dovrò stoppare, rivedere, rifare. No, non raddoppia. Non raddoppio, però si recupera lo stesso. Beh, lo lasciamo andare lo stesso, così vediamo la fine. Ok, anche se non raddoppio, vediamo cosa succede. Quindi in questa zona qui, long per il dollaro yen. Euro dollaro, guardiamo un attimino, attenzione. Mancano pochi pips al take profit. Drive rosso, deve cambiare colore. Quindi giornata long per l'euro dollaro probabilmente. Quindi chi ha preso adesso o prende il long e prende profitto qui, prima cosa ci si ferma, poi quando il mercato ritraccia un attimino si fa di nuovo long. Ok? Bene, dollaro yen long, sterlina dollaro avevo dato un segnale short. Prima, allora, mercoledì, martedì, lunedì. Lunedì avevo dato questo segnale short per qualsiasi motivo. Boh, boh, boh. Va bene, ok. Continua a essere l'idea short adesso? Dico voi, continua a essere un'idea short? Mi posso anche sbagliare, giusto? Va bene, non importa. Andiamo a vedere come siamo messi. Prima, Gianzi, che è molto spiccato e molto attento, ha visto una cosa. Mi ha chiesto una cosa, ok? Della media 48. Sulla sterlina dollaro, la media è a 64 periodi. È una media ciclica. Quando il prezzo va su, questo è il minimo di Gauss ed è partito. È partito, questo potrebbe essere il massimo di Gauss. Potrebbe essere il massimo di Gauss, non ho detto che è, però potrebbe, incomincio a segnarmelo. Quindi qui sopra non ci devo andare. Dov'è il prezzo adesso? Sotto la media 48, 64, ok? Quindi questo è uno short. Dov'è l'ultimo segnale short? Qui. Su questa candela qui ha fatto un segnale short, me lo vado a segnare. Esattamente qui, il segnale short. Adesso, se questo è il massimo di Gauss e questo è il segnale short, io ho già predisposto e previsto che se questo è il massimo di Gauss, questo è anche lo stop loss. Da qui io entro, stop loss di 60 pips per andarne a fare minimo 44 e di più ancora. Se la linea gialla scende, andiamo a vedere cosa fa la linea blu. Chiusa qui e ripartita. Siccome io sto abbandonando una fase di lateralità, è un po' strana da vedere, non lo so ancora, però posso tentarla perché ancora ho questa visione qui. Non ho avuto qui una sparata che andasse a fare i nuovi massimi, continua. No, ho fatto questa fase di lateralità. L'unica cosa che posso ancora usare è questo strumento qui. Lo vado a inserire su questo minimo qui, tanto lo traccio, vado a vedere come lo posso utilizzare, nei migliori dei casi questo. Veramente vado a girarmelo come pure mi piace. L'unica cosa che vedo è che adesso mi suona tutto perché il guida non funziona. Va bene, lo sappiamo, abbiamo visto. Cambio dell'ora, quindi l'indicatore chiede al server di funzionare e non c'è la password sbagliata. Ok, l'unica cosa non mi funziona questo, cioè non mi piace vedere il canale. L'unico canale che trovo a questo punto è questo qui. Guardate. Questo, vedete come le ho girate tutte? Questo è il canale. Vediamo se riesco a farlo. Ok, questo è il canale che io per il momento ho. Ok? Quindi questo canale qui che vedete qui è il canale che sta
intraprendendo dal massimo al minimo, al massimo, doppio da questa zona qui, mi dà un segnale long. Siamo qui col segnale short, adesso in attivo in questa zona qui e con la campana gaussiana gialla. Come mi devo comportare? Nel migliore dei casi, o proseguo con lo short tenendomi lo stop loss qui, o scelgo di fare il long. Qui le scommesse, adesso si prendono le scommesse perché quando io entro a mercato faccio una scommessa. Vedete qui il conto si è bruciato, ma io lo so il perché. Perché non ha raddoppiato. Vabbè, dopo andiamo a vederlo. Adesso non finiamo questo discorso e non passiamo da cosa all'altra. Mettiamo qui e lo facciamo dopo. Allora, in questa zona qui adesso io ho questa candela pin bar, quindi le uso, come no? Questa zona qui non mi dà segnale long, che non ce l'ho ancora. Questa candela qui c'è il pivot. Quindi in questo caso è una situazione di stallo, potrei stare fermo, potrei un attimino aggiornare anche il FIBO, che intanto questo qui ormai è vecchio, non lo posso più usare, uso il massimo assoluto e l'ultima espansione che è questa qui. Quindi riduco anche il Fibonacci a questa zona qui, ritorno nel posto, pivot è la parte centrale, quindi a questo punto io mi fido e non mi fido, sto fermo o faccio lo short da questa zona qui che ho un segnale avuto qui, sto fermo, prevedo dal pivot di entrare short, ok? Oppure sto fermo ancora e mi faccio il long fino a questa zona qui, cioè sto fermo o mi faccio il long. In questo caso è rimanere fermi e la pazienza di aspettare, e in questa zona qui assolutamente mi faccio lo short. Quindi se qualcuno è entrato short o vuole entrare short adesso, questo non è soltanto lo stop loss, ma è anche un reverse doppio. Quindi il metodo ti salva anche da questa cosa qui, ti salva da una posizione short che è sbagliata con una posizione long o viceversa, una posizione long sbagliata o uno short sbagliato, la posizione che viene dopo la farai doppia. Sia quello successivo o vale sempre il minimo assoluto? Paolo, scusa, è possibile pure che il minimo Gauss sia quello successivo? Stiamo parlando di questi? Questo dici? No, non può essere questo il minimo di Gauss perché ci stiamo parlando. Stai parlando di questo, Gianji? No, non può essere questo perché se tu lo vai a traslare qui, il minimo di Gauss, questo che cos'è? Rimane lì così, impietrito? Questo è il minimo di Gauss. Questo puoi disegnarti se vuoi, ma non devi farti influenzare. Questo qui potrebbe essere una Y, oppure questo essere il ciclo 1, questo essere il ciclo 2, questo essere il ciclo 3, arrivando sulla parte alta, cioè il ciclo 3 mi chiude la distribuzione e comincia a scendere. Quindi tutto è il comportamento adesso di questa zona qui. Non è che lo devo tradare a tutti i costi, ok? Non devo tradare tutte le coppie. Allora, un attimo solo perché non mi dà pace. Voi sapete che quando non mi dà pace una cosa, io non riesco a andare avanti. C'è qualcosa che non va con i settaggi. Allora, non me lo guardo un attimo velocemente. Time frame, uso quello del grafico. Lotto di partenza, un lotto intero. Me lo splitto a 2. Numero per 3, 2. Prossima apertura, no, questa non l'ho aggiunta. 60%, il 20% del promittente. 60% stop loss di 300. 300. Risetta lotti, se arrivo usando più di uno, scusa, se non lo raddoppio deve essere 2, giusto, il numero dei lotti usare 2. Non riesco a capire perché non lo raddoppio. Non riesco a capire. Non riesco a capirti perché non mi devi lavorare. Non lo so. Uno me lo raddoppi per due, sono due lotti. 10, 20, 50. Facciamo una cosa, per evitare così. Abbiamo qualcosina qui, dovrebbe funzionare, questa non ho capito perché. Allora, questo lo metto a mezzo lotto di partenza 0,50. Ok,
0,50, 0,40, 0,50, eccolo qui. Aspettate, cancello tutto, giustamente, se non mi prende più impostazione e via. Allora, io ho dato un cambiamento di impostazione, ho dato la direttiva di aprire all'inizio mezzo lotto e basta. Quindi mezzo lotto è 1, 3, 8, 20, 30, 50. Siccome ho dato che la proiezione più grande è 0,20, la prima sarà sempre questa, infatti è la prima che chiudete, l'1, è l'operazione numero 1, che è quella da 0,20. Me le chiudo al contrario, così va bene, non importa. È giusto che le faccia così, se me le segno al contrario. Ok? Mi chiude la prima. Quando mi chiude al contrario, dovevo aprire il doppio. Quindi qui mi chiude giù e mi parte male, perché dovrebbe fare 20, 30, e vedete che 30, 42, 47 e 50, niente. Non riesce a raddoppiare, ma non capisco il perché. Forse qui. No, perché dovrebbe già farmi quella da 40, invece non me le fa, non raddoppia. Ragazzi, non riesco a capire il perché, ma non mi funziona più come deve funzionare. Questo è un problema molto grande. O sono fuori fase io, e può anche darsi perché sono cotto. Sì, Andrea, puoi entrare long ancora sull'euro-dollaro. Scusatemi un attimino, ma devo capire perché non mi funziona l'andamento, perché... partendo sotto doveva già partire. Vabbè, lo lasciamo stare, vediamo se parte questo 1,330. Quando mi fa il drawdown dovrebbe qui alla 24esima operazione doveva raddoppiare, inutile, 24esima operazione, qui mi chiude in negativo, da 1200 mi chiude a 1100, doveva raddoppiare e non mi raddoppia, e questa non è una cosa buona. No, non mi raddoppia. Allora un attimino solo. Controllo di nuovo mente, perché non mi raddoppi. Ah, che cavolo, me l'hai rimesso di nuovo qui, me l'ha rimesso. Perché me l'ha rimesso 10? Io non ti ho detto di cambiarlo. Perché me l'ha rimesso lì? Ah, ecco, adesso sì. Avevo sbagliato un piccolo parametro, vedete? Allora, partiamo dall'operazione numero 1, che è questa: 20, 30, 42, 47, 49, 50. Mezzo lotto, quello iniziale. Mi chiudi in perdita, quindi mi raddoppi 20, 40, 60, 80, 84, 88. Mi sono sballato, allora. 20, 40, 60, 80. 88, qui me ne manca una. Perché me ne manca una? 20, 30, 42, 50. Sono sbagliato io per i conti? 20, 40, 60, 80, 88. Discrepanza di 2, perché? Andiamo a vedere, forse non l'ha aperta per via dello spread. Uguale, non importa. Ritorna però da questo lotto intero, che è, mancano 0,2. Il motivo non me lo chiedete, perché poi mi riparte, mi fa 20, 30, 42, 50. Sono cotto veramente. Qui continua a farmi il mio 50. Bene, almeno funziona il raddoppio, quindi vedete, ogni volta che mi va giù mi riparte col raddoppio, quindi ha la possibilità di recuperare. Ok, lo lasciamo correre. Perché non mi ha aperto mezzo lotto qui? Potrei andare a vedere nel diario, forse c'era lo spread troppo alto. No? Andare adesso, vedete, io sto diventando pazzo tutti i giorni a vedere tutti questi numeretti qui e capire perché non mi ha aperto l'operatività che doveva farmi. Però probabilmente ha saltato uno perché c'era lo spread troppo alto. Adesso andarlo a cercare. Boh, vabbè, non importa. L'importante è che adesso mi raddoppia, quindi... 2, 3,
42, 47, 49, 50. Mezzolotto. Mezzolotto. Vedete, qui mi dovrebbe chiudere in perdita. 1354, 1259, quindi mi raddoppia. E infatti mi raddoppio, mi fa 20, 40, 60, 80, 84, 94, 98, 100. Ok, me l'ha raddoppiato. Quando fa il raddoppio non potrebbe andare di nuovo in perdita? Allora, questa è la domanda che mi aspettavo, Mauro. Me l'aspettavo perché se io propongo che il robot nel sistema del fascia abbia ragione, se tu lanci la pallina della roulette non uscirà sempre il rosso, uscirà ogni tanto anche il colore nero, giusto? La stessa cosa della statistica, siccome io uso adesso il metodo fascia non sull'H1, non con questi parametri che vedete qui, ma li uso con un altro parametro, che adesso vi faccio vedere. Per esempio, questo è un esempio. Quante volte io avrò sbagliato usando questo sistema? Soltanto, ciao Gianluca, ben arrivato. Soltanto guardando questo pezzettino di grafico qui ho un segnale verde. Da qui in poi io sono andato long, sì, sono andato long tante volte, quindi qui avrò ragione. Qui ho un segnale rosso, da qui sono andato short, perché sopra non sono andato short, quindi anche qui avrò ragione. Questo è un segnale long, da qui, e ho ragione. Qui ho un segnale short, ed ho ragione. Qui ho un segnale long, forse ho mezza ragione, forse no, ma se vai a contarli avrò ragione, perché logicamente il grafico è piccolo, da qui a qui sono sicuramente un centinaia di pips. Ok, qui ho un segnale short, qui ho sbagliato perché poi il prezzo mi va sopra. Quindi questa zona qui è il primo errore che mi fa. Vedete quante volte ho ragione? Quindi qui mi fa ho sbagliato. Allora, usando un settaggio che adesso non vi faccio vedere, non perché non lo voglio far vedere, ma mi pare che è 20 e sensibilità 5. Non lo faccio vedere perché c'è la password mia privata e poi mi rompe sempre andare a cambiare. Però se andiamo a vedere, per esempio, questo segnale qui dove non sono sicuro di aver guadagnato, guardate, se io vado a vedere da qui a qui, sono 55 pips. Ok, quindi magari ho guadagnato solo in parte. Questo lo vedo che ho sbagliato, anche se posso aumentare un attimo il grafico, andare a vedere dove penso di aver sbagliato, che è questo qui. Vedete, anche da qui dove sarei entrato short, il prezzo avrebbe guadagnato comunque 100 pips. Ok, sembra che non guadagni. Qui, per esempio, si vede che da qui ho guadagnato. Qui il long, che è questo qui, questo istagramma qui, e questo, vedete, da qui a qui ho guadagnato 42 pips. Quindi in parte 42 vuol dire se io ho messo il take profit a 20, due operazioni da 20 me le chiude. Questo, che è questo qui short, in questa zona qui io entro short, vedete che paga lo stesso 100 pips. E sembrava che fosse un, se io lo metto così, mettiamoci prima un segnale così lo vediamo. Io metto questo segnale qui. Sembra che se io lo metto così, no, scusate, sembra che qui non abbia guadagnato, e ci ha guadagnato. Non si vede bene perché è piccolo il grafico. Quindi se io tolgo questa linea qui, non so dov'è l'entrata. Quindi la probabilità di avere ragione con un settaggio di mi pare 20 per 5, cioè 20 di periodo H1, quindi 20 candele con una sensibilità di 5.0, ricordate che usiamo l'1.0, mi dà talmente pochi segnali sbagliati, però l'unica cosa mi fa meno operazioni. Quindi guardate qui, bella questa domanda perché mi dà un input in più questa cosa qui. Il robot sta già andando a ruba, è come se fosse uscita una nuova mega hit sia prescrizione per chi la vuole già avere. Questo robot qui sta spaccando a tutti la testa perché c'è chi veramente già si è proposto di dare migliaia di euro per averlo, ok? Solo per studiarlo, ma non mi interessano i soldi. Cioè, la prima cosa, a me, l'unica cosa che dico sempre, per fare i soldi non devi avere la fretta di farne, perché sennò non va bene. Devi veramente cercare sempre di tenerci con i piedi per terra, perché sennò non va bene, non riesci a se uno vuole soldi e diventa avaro, non è giusto questo. E a me interessa sapere che questo funziona, questa
Questo che sto proponendo io, che sto componendo, deve essere una cosa talmente pensata bene, ponderata bene, che poi non mi interessa, io lo sto facendo per me. Chi lo vorrà poi usare e vorrà pagare il mensile, vorrà pagare questo, vorrà usarlo gratuitamente, come succede sempre, si può usare anche gratuitamente, ben che venga, ma quello che mi interessa è sapere, scoprire una dinamica. Per esempio, così io mi sono spaccato la testa ieri, potete chiedere anche a Michela che ha cercato di chiamarmi, parlare 2 o 3 volte con me. Sono praticamente assente, c'ho la testa qui dentro, perché qui per esempio ho il segnale sbagliato, guardate, questo sarebbe stato un Instagram verde, qui sarebbe stata l'entrata long, io entro long e riesco a guadagnare 23, vuol dire che con un'operazione, la più grande, perché splitto il 20%, me la porto a casa, tutto il resto va in perdita, ok? Qui segue questa operazione qui, che da qui poi vedete va in guadagno di 100 pips, quindi mi chiudo una gran parte delle mie operazioni in positivo. Quindi i segnali negativi ci sono, ma sono talmente pochi che il raddoppio mi dovrebbe portare a seguire, vedete questa. Però dove voglio arrivare? Questo è un segnale del 14, per esempio in questo caso io sto facendo il 2017, che è l'anno più terribile per i backtesting. Ok? Questo è del settembre, 14 settembre, un segnale long che mi dura fino al 28 settembre, quindi vuol dire che in questi 14 giorni ho avuto solo un segnale long. Ok? Quindi in questo giorno qui ho avuto un segnale solo long. L'unica cosa che mi può fregare se mi dà un segnale sbagliato, che io rimango tanto tempo a mercato, per esempio questo potrebbe essere stato un segnale sbagliato, però infine una metà me la porto comunque a casa e poi dopo tutto questo tempo, quindi dal 4 novembre al 14 novembre, 10 giorni, io mi giro poi long. Ok? Quindi ho meno operatività, però vedete, questo non short. Questo forse è sbagliato, non lo so, però qualcosina me la riesco sempre a portare a casa, vedete? 50 pips. Quindi ben che vada, adesso sto guardando un settaggio così. Questo non short, sembra che vada male, invece no, avevo visto prima, guadagnare 100 pips. Questo, per esempio, un mega segnale del 23 aprile fino al 5 giugno, quindi 23 aprile, tutto maggio io non ho lavorato, lavoro ad aprile di nuovo perché da questo segnale short che ho avuto qui non ho altro. Ma cosa mi serve se comunque questa cosa qui io nel trading intraday non la uso ma con il robot sì? Che fa funzionare che il robot magari da solo mi può guadagnare. Quello è la mia parte, questo è il mio lavoro che sto facendo adesso. Quindi certo che magari chi mi scrive su Skype non gli rispondo subito, o magari non rispondo proprio, guardo il giorno dopo, perché mi interessa finire questo lavoro qui, mi sta premendo la testa, che mi fa male la testa, non riesco a dormire. Non riesco a dormire perché vorrei finire a tutti i costi l'ultimo, il sesto appuntamento. Vorrei finire tutto e arrivare a Roma con qualcosa di nuovo in tasca. Cioè, io già ho migliaia di cose da proporre. Però vorrei arrivare con quel gioiellino in tasca, vuol dire ecco qua, sono arrivato. Il mio nome è Paolo e mi sono portato in tasca il metodo fascia. Chi lo vuole usare? 70% l'anno. Chi è che mette 10.000 euro dopo un anno ne ha 7.000 buoni? Cioè, parliamoci chiaro. Noi parliamo di speculazione, parliamo di trading intraday. Avete visto che in una settimana faccio 20.000 euro? Avete visto che in un paio di mesi da 1.000 arrivo a 70.000? Ma questo è trading discrezionale. Questo non è trading che io me ne sto sotto l'ombrellone o vado a passeggiare in montagna e nel frattempo il mio robot mi lavora come se io facessi trading discrezionale. Il trading discrezionale mi porta a fare tanto lavoro al computer. Non è che io devo vivere per il trading, io devo vivere di trading. Vedete, il conto si è bruciato, c'è qualcosa che non va. Ho sbagliato qualcosa. Certo, avrò sbagliato la ripetizione. Andiamo a vedere. Quindi, cercando di aggravare l'uso stop, il 24 aprile mi si brucia il conto perché sono andato oltre, sono andato overfitting. Ok? Ho raddoppiato una volta, vedete qui, 1, 3, 8, 10, 20, 30, 50. Vuol dire che qui avevo guadagnato, quindi 2005, 1 e 2. Qui sono andato in overfitting perché poi l'operazione mi perde tanto, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, di qua 1.000 euro praticamente. Da 1.500 euro, perché qui ho perso ancora e qui ho perso ancora, e da 2.000 incomincio a perdere con questa operazione che si gira 400 euro. Da 2.000 perdo 1.500 euro. Questo è l'operatività con il raddoppio, troppo pesante. Se io metto la size più bassa, certo che
arriverò anche alla fine, ma non mi interessa avere la size più bassa, non mi interessa guadagnare in un conto da 1.700 euro l'anno, ok? In un conto da 10.000 questa operatività la andiamo a vedere. Allora, facciamo così, facciamo così, facciamo così, faccio, cambio il testing, lo metto a 10.000, così abbiamo qualcosa in più, metto l'ok, do il via, sperando che non mi si blocchi, e questo riparte. Adesso ho un conto però che non parte più da 1.000, mi parte da 10.000, ok? Quindi queste sono le proporzioni. Voglio studiare questa cosa qui, me la sto studiando giorno per giorno. Bene. Mauro, comunque ti ho risposto, penso, sul martingale ti ho risposto perché praticamente uso una sensibilità più alta e settaggi diversi da quello che usiamo nell'intraday discrezionale. Normale, stiamo usando altri settaggi. Adesso ti ho preso questi per farti un'idea, però puoi cambiarli, vedi. A me interessa vedere la scacchiera e vedermi pochi segnali sbagliati, perché solitamente anche nella lateralità dovrei riuscire anche qui, per esempio, a farmi i miei guadagni. Ok? Bene. Allora, torniamo a noi. Euro dollaro ancora long? Sì, ancora long. Guardate. Target e pivot. USD/Yen. Segnale long qui. Avevo spiegato prima la dinamica. Sterlina dollaro. Lo short da qui. Lo short da qui. Questo ci vuole la pazienza. O faccio il primo short qui. Quindi questo per te che ci siamo scritti ieri. Giangi, questa è l'operazione 1, questa è l'operazione 2, per esempio. Questo potrebbe essere per te il trade che non va bene subito, ma va bene dopo. Ok? Quindi c'è anche un canale, cosa vuoi di più? Ci sono veramente tante cose da fare. Poi, Euro-Yen, avevo dato un segnale long qui. Ok? Adesso siamo di nuovo sopra la media 48. Cosa vuol dire? La distribuzione mi sta segnando. Qui la parte più bassa, la campana gaussiana, è questa. Quindi questo potrebbe essere il minimo di Gauss. Posso dire che sia anche quello traslarlo più in avanti, perché è il minimo di Gauss secondario. Ma se fosse un secondo minimo di Gauss, come si procede con i massimi di Gauss? Quindi continuo la risposta alla tua domanda prima su questa cosa qui, mi pare era. No, era qui. Che mi hai chiesto, poteva essere questo? No, non è questa. Questo. Mi hai chiesto se questo poteva essere un altro minimo di Gauss. Era questa la domanda, Gianji? Ecco, ma se tu hai nella distribuzione, questo, vediamo se riesco a farti un esempio senza andare a rompere le scatole in giro. Eccolo qui. Usiamo questo esempio qui. Cosa succede ai massimi di Gauss? Questo è un massimo di Gauss. Questo è un altro massimo di Gauss. Questo è un altro massimo di Gauss. Questo è un altro massimo di Gauss. Cosa vedi qui a differenza di tutto? Che in ogni caso sono crescenti, ok? A parte questo che lo posso infiltrare, questi sono crescenti. Sui minimi di Gauss non andrò mai a fare un minimo di Gauss, un minimo di Gauss così, ok? Me li segnerò al contrario. Quindi avrò, vediamo se riesco a farti un esempio su un grafico vuoto. Pezzettino di grafico, non so neanche un pezzettino dove scrivere. Ecco qui. Massimi di Gauss sono il primo massimo di Gauss, no, e il secondo massimo di Gauss è questo, ok? Poi deve essere un altro massimo più grande. Vuol dire che la distribuzione qui sotto è partita, sta continuando a salire, tu pensi che sia questo, invece no, continua a salire. Quindi questo è il primo max, questo è il secondo max e così via, no? Quindi questo precedente e questo precedente, ok? Bene, questo è per i massimi di Gauss. Per i minimi di Gauss che procedono al contrario. Questa tu pensi che questa zona qui sia la parte più bassa, ok? Poi continua a scendere, mi fa un altro minimo più basso, quindi anche l'indicatore continua a scendere. Quindi soltanto a scendere puoi andare a intercettare i minimi di Gauss in sequenza. Ok? Ti ho risposto? Quindi minimi e massimo di Gauss hanno una procedura logica che in salita i massimi di Gauss e minimi in discesa, quindi in ogni minimo assoluto. Andrà a individuare nuovi minimi di Gauss. Attenzione, euro dollaro che sta rompendo il massimo, lo vediamo sui 5 minuti.
questo è il massimo, se mi rompe accelererà, andrà a prendere il pivot. Quindi è come se fosse già telecomandato, già programmato il long sulla rotonda. Segnale long che poi deriva anche da un altro Instagramma verde, quindi qui incomincia il segnale long. Coincide perché il drive è rimasto verde, è rosso, perché la campana gialla è più bassa. Quindi a questo punto, se io vado a vedere, qual è il minimo di Gauss? Questo o questo? Ah, Zanzi, qual è il minimo di Gauss? Dai, aspetto la tua risposta. Qual è il minimo di Gauss? Questo o questo? Ti verrebbe da dire l'ultimo, ma ti verrebbe da dirlo, ma è l'ultimo o no? Sono un po' bastardino, lo so. Allora, questo qui che tu vedi qui adesso, da qui che è partita praticamente dal minimo di Gauss, parte sempre la distribuzione. Questa è una distribuzione, ok? Se la distribuzione, se questo è il minimo di Gauss di partenza, la distribuzione è diventata ribassista. Quindi devi stare attento. Cosa manca qui all'interno? Manca una cosa essenziale. L'ultima gamba la vado a descrivere con, vediamo se riesco a prenderlo, da qui a qui ho il mio Fibonacci. Se riesco a toccarmi il pivot, a che livello arrivo? Al 50% di Fibonacci, quindi ritorna che se io arrivo al pivot, l'idea cosa sarà? Short, chiaro, perché io ho una distribuzione che da qui diventa ribassista. Quindi questa zona qui del pivot, oltre a essere questa, diventa la zona di pullback della continuazione. Ok? Quindi ho la campana gaussiana blu che non ha ancora terminato. E ho questa campana gaussiana gialla che sarà una campana gaussiana inferiore, una distribuzione inferiore. Ok? Quindi vorrà dire che in questo minimo qui, nell'andamento ciclico H1, questo sarà il ciclo 1. E il ciclo 2 è diventato il bassista. Andiamo a verificare, forse mi sbaglio. Sei arrivato che il 50% era il pivot? Congelare la versione light, lo so, congelare la versione light. Tanto procede, robot procede, adesso con un conto da 10.000 non si brucia più. Allora, bene, andiamo qui. Questo era il ciclo 4. Finiva qui il ciclo 4, che era un ciclo non tutto completo, questo lo sapevamo, il ciclo 4 lo fa. Qui mi parte il ciclo 1, tocca la 48, ok? Mi finisce qui. Guarda caso, Mauro, ti ricordi quando ci siamo sentiti le prime volte, o diciamo dopo un paio di anni, che ti ho dato un po' il vincolo temporale dell'euro-dollaro? Ok, non è cambiato, è rimasto questo. Ciclo 1, chiude qui. Ciclo 2, cerca di andare a fare un nuovo massimo, non ce la fa, ok? Scende e diventa un ciclo 2 ribassista. Adesso nella distribuzione H1 dell'euro-dollaro siamo in un ciclo 2 ribassista. Ed è la stessa cosa che ho ritrovato nel metodo fascia. Ok? Nel 4 ore dove siamo? Ciclo 3. Normalmente dovrei essere qui. E questo doveva essere il 4. No, sbagliato. Allora, questo è il 3 e questo che siamo ancora in essere è ancora il 4. Quindi ciclo, allora andiamo a vedere ciclo 1. Poi dovrebbe essere, magari potrebbe essere, no, ciclo 1 è questo, non cambia. Ciclo 2 è questo, siamo nel ciclo 3. Quindi la distribuzione H4 è ancora nel momento di muoversi. Potrebbe essere la fine del ciclo 2 questa e questo è il ciclo 3, non lo so ancora, anzi la segno perché mi piace vedere l'indicatore che mi fa questa cosa qui, che è la partenza forte, il 2, e questo siamo nel 3. Il 3 che probabilmente
avendo il 4S, questo qui è il segnale long. Vedete come coincide tutto? Questo è il 3, abbiamo il segnale pattern 4S all'interno del ciclo 3. Lo vedi? Vedi Mauro, lo vedete il segnale 4S? Che segnale è il segnale 4S? Il pattern 4S è un segnale long. 1, 2, 3, 4, un segnale long del 4S. Quindi questo qui è un ciclo rialzista, cioè una partenza rialzista. Bene, qui semplice, semplice, non voglio fare altro che... E perché io dico chi è nuovo? Non andate a studiare 50 grafi, studiatemi un grafico solo. Se fate un bel trading su un grafico solo e portate avanti il vostro conto guadagnando, che ve ne frega del resto? Guarda caso, questa cosa qui mi porta a capire che questo comunque è un canale rialzista, giusto? Quindi il target per l'operazione long, ok? Questa è la zona del pivot, potrebbe essere cosa? Il canale è composto da due trend line, che poi se le vado a unire con una centrale diventa la forca di pitch. Quindi la zona centrale che io vedo tra questa trend line e questa trend line ad occhio è questa qui, vedete? È la zona che se io vado a inserire il pivot e non mi piace prendere in giro nessuno. Ok? L'ho fatta ad occhio, questo è il pivot. Quindi dal pivot io non potrò più cercare posizioni long avendo le conoscenze che il grafico probabilmente potrebbe fermarsi. Se poi io non faccio il long, lo chiudo qui, non faccio niente. Quando arrivo sul canale alto, secondo voi ho l'idea di andare long o short? Essendo con una distribuzione che è questo indicatore qui, tratteggiato in chiusura, poi conoscendo la dinamica del metodo nucleo, ho la trend line ciclica che incrocia in questo punto 2 qui, da qui in poi sono ribassista. Sono all'interno del nucleo, se io ritorno sotto la trend line del nucleo continuerò la fase ribassista. Quindi era tutto calcolato. Cioè io con queste cose qui non voglio dire che sono il più bravo, o, sicuramente no, perché è difficile da spiegare, difficile da tradurre tutto il resto, ma ho praticamente una matricola, un matrix di lettura dell'euro-dollaro. Dell'euro-dollaro che poi lo posso trasportare in tutte le altre coppie che ho. Ok? Quindi l'unica cosa che ti può fregare quando fai trading con questo metodo qui, cos'è? Ditemelo voi, cos'è? È avere la fretta di volerle farle tutte, perché se tu ti tieni con calma e lasci stare e fai con calma le tue cose, non perdi. Guardate, questa qui per esempio non è parallela o è parallela? È abbastanza parallela, diciamo, la mettiamo proprio parallela parallela. Ci sta così, no? Più o meno. Ok. La piglio, la vado a mettere su questo massimo qui. Da qui a qui. Potrebbe essere un altro livello di target. Ok? Non mi piace questo massimo qui, la metto su questo minimo qui. Vado a vedere. Questo è il minimo di target. Allora ci sta. Ok? Devo avere un punto d'appoggio, una scusa, una scusante per entrare, per uscire. Quindi il long di oggi dell'Eurodollaro, sì. Va a terminare sul pivot, non andiamo oltre. Oltre non lo possiamo fare, oltre lo potrei fare dopo che ho chiuso il pivot e continuo a guardare con altre tecniche. Adesso non ce l'ho qui, devo andare nell'altro grafico. Con altre tecniche, qui ho il pivot, ok? Qui ho il segnale del dinamico. Quindi dal pivot io potrei cercare di portarlo sul dinamico alto. Statisticamente ci sta, però allora vado a vedere di nuovo. Cambio, vado a vedere. Nel frattempo, vedete il robot che continua a salire. Quindi il drawdown che ci sta, ma in un conto da 10.000 ci sta, in un conto da 1.000 non ci sta, quindi è sbagliato soltanto la size. Ok, andiamo avanti. Guardiamo sul 5 minuti dell'euro-dollaro. Quando io arriverò al pivot, ok, che ci sta, andrò a seguire dopo aver avuto una fase rialzista, quindi devo capire questo. Io sto puntando al pivot, ci arrivo, in qualche maniera ci arrivo, ok? Avrò la mia fase verde qui in alto, degli istagrammi verdi. Quando è terminata sopra o sotto il pivot, magari mi ritrovo di nuovo sotto il pivot e incomincia la fase rossa. Avendo tutte le altre coordinate che mi danno gli indicatori, traderò short dal pivot con la fase rossa. Se vedo che la fase rossa non è accentuata, quindi non riesco ad andare sotto
E qui devo entrare sempre nell'idea che io sto cercando un'entrata ribassista che mi deve pagare. Allora, però, se io qui, mettiamoci la penna bianca. Scusate se oggi vado su questo punto, su queste cose qui, e magari chi è nuovo dice, ma beh, è un corso avanzato, io non aspetto nessuno, c'è tutto sul blog. Questo è il mio punto di riferimento. Diciamo che prenda questa zona qui come target, ok? Il mio punto di Fibonacci è questo qui e questo qui. Il 50% è questo. Quindi dalla parte alta, quando io traderò la parte, dopo aver avuto la parte verde, traderò la parte rossa. Dalla parte alta andrò a toccare il 50%. Se al 50% vedo che non riesce a scendere, ma mi fa così e poi si ferma qui e mi comincia a fare di nuovo la parte verde, io dal 50% lo trovo di nuovo rialzista. Invece se la parte ribassista accelera, 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 si trova qui, chiaro che non traderò più la fase verde, ma traderò, continuerò a tradare solo la fase rossa. Cioè, dobbiamo fare questa distinzione, se tradare la rossa o la verde. Questo in questo caso. Long per me. Ok? Quindi adesso mi sono girato. Long. Ah, va bene. No, ma non è un canale ribassista, non è rialzista, ma è un canale ribassista, non rialzista. Dove? Questo qui del, di prima? Mi fa piacere che siamo, a parte che siamo tanti, i webinar, non vi conosco tutti. Non, Pasquale, per esempio, penso che tu sia la prima volta che ti vedo, forse non li guardo sempre tutti. Giacomo, ci siamo già visti un paio di volte. Tanti nuovi. Francesco, siete tre Franceschi, ne conoscono solo. Cioè, insomma, Giuseppe non vi conto perché Giuseppe siete tanti, tantissimi Giuseppe. Tanti Marco, tanti Giuseppe e tanti Gianluca. Gianluca siete veramente anche tanti. Mi fa piacere perché riusciamo a toccare una media alta di un webinar alla settimana. Cioè, tra i webinar alla settimana contiamo più o meno 200 visite. Quindi è tanto, veramente è tanto. Cioè, io sono onorato di questa cosa, ma vuol dire che non è perché io sono simpatico o perché il resto, è perché io quello che dico è veritiero, quello che dico è quello che succede. Questo è il mio pregio. Non mi interessa di essere simpatico, o di essere un cafone o di essere quello che è. Non mi interessa. Mi interessa che quello che vi spiego è quello che veramente vedo io. Cioè, altro, non ho altre spiegazioni. Questo che tu dici che è. Dov'era? Questo qui, giusto? Che è un canale ribassista. Io cosa ho detto, Mauro? Perfetto, grazie, Pasquale. Allora. Sì, è un canale. No, questo è ribassista, non è rialzista. È un canale ribassista. Non è un canale è un canale ribassista. Si vede, no? Che dici? Essendo un canale ribassista, io mi. Forse avevo detto rialzista. Mi scuso se ho detto rialzista, era sicuramente una svista. È un canale ribassista, scusate, forse ho sbagliato, ma in questo caso qui, se arrivo qui, io mi chiudo ribassista e mi giro di nuovo. Ok? Quindi tutto quello che determina adesso è veramente arrivare qui in alto. Se qui ancora mi rompi, allora sono forte, ma arrivare al 50% della distribuzione, la chiusura, anche qui è un altro segnale short. Quindi da qui uno short, da qui uno short, da qui uno short, da qui uno short. Tutto parlerebbe short per andare a interpretare questo canale ribassista e la chiusura della distribuzione. Andiamo a vedere i risultati. Allora, tanto raddoppia, il conto non si brucia più perché è da 10.000, mi raddoppia le size, la partita rimane solo sempre la stessa, però mi raddoppia, adesso ne ha fatte tante, vedete che è sempre 20, 20, 20, quando vediamo il 40 ha raddoppiato. Qui vedete che ne ha fatte tantissime, vedete? 20, 40, 60, 80, un lotto e 20, un lotto e 40, un lotto e 60, un lotto e 80, due lotti, 2,20, 2,40, 2,60, 2,80, tre lotti, 3,20 e qui comincia a splittare 3,20, 3,36, 3,37, 3,40, 3,46,
3,46, 3,61, 3,80 e 20. Sono quattro lotti. Ok? Siamo partiti con mezzo lotto. Questo è stato quello più alto, dove ha dovuto recuperare la perdita per poi riportarsi sopra. Appena ritorna sopra, chiude tutto e ricomincia la fase normale. Guardate, qui di nuovo deve recuperare perché non era arrivato ancora sopra alla cifra dove aveva toccato il minimo. Adesso dobbiamo andare a vedere dov'è il minimo. Questo era 1.500, scendendo a 1.021 deve continuare a recuperare, 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 fino a quando non recupera, continuare a doppiare fino a un certo punto e poi si rimette di nuovo. Qui vedete, qui è ritornato sopra i 1.500 e quindi mi fa di nuovo 20, 30, 42, 47, 49, 50. Quindi mezzo lotto ritorna al livello standard e continua a fare. Quindi mezzo lotto continua fino a quando non prende la botta di perdita, 12.000 va a 11.800, quindi qui raddoppia e infatti raddoppierà. Vedete, 20, 40, 60, 62, 66, 76, 80, 100. Raddoppia il lotto, fa un lotto da mezzo e qui continua, vedete, qui porta a casa i guadagni e di nuovo, logicamente, si riporta sopra al massimo di questo punto qui. Zac, zac. Quindi l'equity line è questa. E siamo a il mese 3, 3 luglio. Il 3 luglio su un conto da 10.000 mi ha fatto 12.000. Non è tanto, non è tanto. In un conto da 10.000 io non voglio fare 2.000 euro in 7 mesi. Quindi sto cercando di vedere veramente le dinamiche giuste. Attenzione all'euro dollaro che è arrivato al pivot. Sì, infatti è arrivato al pivot. Lo andiamo a vedere su 5 minuti. Come siamo questo. Attento che sei, Mauro, di aver capito che ho detto rialzista e ribassista, ma non so veramente neanche pensato. Ecco, attenzione: primo istagramma verde sul punto di pivot, ma 2 pips è toccato. Qui è già toccato il pivot, eh? Non vado oltre, non può andare oltre. Posso andare a vedere sull'H1 come siamo messi. Sull'H1 siamo messi così: stiamo toccando il pivot. Il target, logicamente, è questo del pivot. Si è alzato perché ho ingrandito il grafico. Il segnale long era questo. Tendo a puntare ai 20 pips dal segnale long, però attenzione. Lo so, lo so. Poi ultimamente sono anche un po'. Sono un po' stanco di tutto. Ho smesso di mangiare perché è l'unica cosa, tu lo sai, Mauro, che la concentrazione ancora peggio è quando ti riempi la pancia. Io questo mi sono messo ieri a digiunare proprio perché mi devo liberare la testa, perché sennò non riesco più a fare niente. Mi mancano poi 10 giorni, poi sono a Roma e vorrei essere prepararmi un paio di cose, non riesco a coordinare. Ok, attenzione. Il target è già arrivato. Sì, il target è già arrivato. Questo qui era il target pivot. Non deve prendere il puntino esattamente. Vi ricordo che il puntino è un'indicazione più o meno. Vedete, manca un pips da qui. No, 0,9, quasi un pips manca, ok? 9 decimi di un pips. Teniamolo un attimino. La tengo perché la distribuzione è partita, quindi potrebbe andare a toccare. Però, vi ripeto, siamo arrivati nella zona dove si potrebbe incominciare a shortare una volta. Ok? Quindi attenzione a queste cose qui. Ok, continuiamo, intanto la guardiamo. Euro-yen, segnale long in questa zona qui, altro segnale long in questa zona qui. Siamo ancora nel segnale long e guardate, guardate questo segnale long dell'euro yen. Quindi a me viene di dire impara l'arte e mettila da parte, ma è una cafonaggine, proprio come dire guardate che ti sto facendo vedere, se non la impari adesso non la impari più. Però posso permettermi di dirvela questa, no? Cioè non per arroganza, ma questo qui è un segnale long che è questo che ho avuto qui. Ho avuto il segnale long fino a qui, ha fatto la parte ribassista che era questa. Di poco per tornare qui. Adesso c'è di nuovo un segnale long. Ho la distribuzione che è partita qui. Questa potrebbe essere il massimo di Gauss, quindi questo potrebbe essere il primo massimo di Gauss. Inserisco anche qui i pivot. Quando uno deve fare un trade tranquillo, non deve avere assolutamente problemi di margine, non deve avere problemi, il conto deve essere andare libero proprio. Allora, fammi leggere.
Beh, sì, questa esattamente questa è giusta. Questa è giusta. Ammazzo. Si sto proprio cercando di cercare di svuoto la pancia per riempire la testa. Proprio questo qui è. Purtroppo è andato di fatto. Essere coccolati dal caldo o essere coccolati con la pancia piena e tutto il resto ti porta a non usare più la testa, ok? Ti fa sonnolenza, ti fa dormire, quindi non è che non ho mangiato, perché in realtà non ho messo nessuno a digiuno, però ho saltato un pranzo ieri e ho mangiato ieri sera veramente una cosa che non sarebbe bastata. Però ho preferito andare a letto leggero per svegliarmi oggi, perché ieri non riuscivo a concentrarmi. La cosa più brutta è non riuscirsi a concentrare. Quindi questa situazione qui adesso, siamo sul pivot, vedete che qui sotto il segnale, c'è un pivot. Quindi essendo qui un pivot, vediamo se riesco a beccarlo. C'è il pivot. Quindi questo segnale long che io vorrò fare, è lo stesso che vedo qui, quando mi trovo una zona che adesso lo tolgo perché questo è il segnale vecchio. Quando mi trovo in questa zona qui, potrò cercare di nuovo il long perché andrò a cercare delle nuove parti alte. Attenzione, l'ultima espansione è questa. È il 50% di questa zona qui. Quindi il doppio massimo, mi fermo. Ah, sì, non ti preoccupare, bevo tantissimo. Bevo tantissimo, tanta acqua. Ok. Sì, anche perché se no ti viene mal di testa. È una cosa terribile. Ok, quindi qui abbiamo lo spostamento di questa zona qui. Portiamo avanti tutti i segnali. I segnali dell'altro giorno non li ho dimenticati, sono gli stessi. Guardate, sono adesso sul 50%. Quindi continuo. Il segnale longo era questa zona qui. Guardate quanto ha pagato 60 pips. Ok, era questa la zona andare a interpretare. Adesso siamo su questa zona qui, siamo di nuovo una fase del trend rialzista precedente, siamo tornati sul 50%. Siamo sulla distribuzione di partenza, questo è il minimo di Gauss. Ok? Questo è il minimo di Gauss, sta a partire una nuova distribuzione. Qui non ho inserito sul dollaro australiano una media mobile, chissà perché non c'è. Andiamo a inserire. Trend, media mobile. A quanto la metto la media mobile? Dollaro australiano, dai, chi è che mi suggerisce? Benissimo. 54, io stavo per scrivere 56. Stavo per scrivere 56, perché? Non era 56? Non era 56? Quel giusto 56 o 54? Ah? Sei sicuro? Giusto? 13, 26, 52. 52 sarebbe quella giusta, va bene. 54 è quella che dobbiamo inserire. Bravo. Ok? Va benissimo. Quella precedente. Quella che si usa all'inizio sul metodo ciclo dollaro australiano è una media mobile a 13 periodi, quindi 13 per 2 è 26, 26 per 2 è 52. Però nel metodo fascia no, ok? Quindi 54. Va bene? O 56? Adesso va bene, 54 va bene. Poi guardate, non è che se io la metto adesso a 56 mi cambia la vita, eh? Cioè, non è questo. Ok, va bene? Va benissimo, dai. Non voglio rompervi le scatole ulteriori a queste. Quindi va bene. Quindi qui partita la distribuzione. Questo potrebbe essere già il primo max caos. Qui sopra non ci devo andare, però essendo già all'inizio ed essendo un grafico che comunque è ciclico, probabilmente andrà a fare un nuovo massimo rispetto a questo. Quindi anche qui inserisco il pivot. Mi allungo, lo so, ok? Guardate dov'è il pivot. Da stanotte è sceso, potremo andare a ricercarlo. Va bene, andiamo avanti. CHFIN. CHFIN ho un segnale long in questa zona qui, che è sul massimo assoluto. Guardate, questi massimi assoluti, questo è il segnale long, sono
su questa zona qui di massimi assoluti, è andato sopra per tornare giù, quindi c'è qualcosa che tiene questa zona. L'ultima espansione la devo vedere, che è questa qui. Vabbè, tanto non cambia, metto questa. Guardate, l'ultima espansione è questa, sto giocando sul 50%, sono qui. Segnale long in questa zona qui. Se mi ritorno qui sopra, io andrò long. Se invece non mi ritorno qui sopra, cercherò una fase short dopo, però tendenza rialzista. Euro sterlina, secondo voi che cosa sarà da fare sull'euro sterlina? Datemi un input, secondo voi cosa sarà l'euro sterlina? Il segnale long dell'altro giorno, lunedì, che era questo, ok? Questo era il segnale long in questa zona qui. Questo è il primo, quello che è venuto dopo era questo. Vedete che questo segnale long in questa zona qui me lo porto in avanti perché potrebbe essere interessante. Vedete come ha battuto di nuovo in questa zona qui? Qui era il segnale long alle 18 di sera, non lo faccio comunque se c'era. Qui va a ritestarlo. Da questa zona qui mi fa una parte rossa che è questa. Ok? Adesso fermo qui. La blu si tiene bassa. Andiamo a vederla. Se la blu si tiene bassa, quindi potrebbe essere è molto laterale il grafico. Starei un po' fermo, però. Se mi fa un segnale long lo trado rialzista, trado l'euro forte, ok? Bene, sterlina dollaro australiano, massimo di Gauss, che era questo il massimo di Gauss, perché questo è il massimo di Gauss? Boh, era questo un esempio forse? Questa è la parte alta, lo cancello, non mi ricordo perché c'era massimo di Gauss qui, uguale. Forse era un esempio, non me lo ricordo più. Segnale long. Pagato 200 pips, segnale long, che bene lo stesso pagava poco ma pagava, ok? Continua il segnale long, adesso qui distribuzione blu che dovrebbe chiudere, guardate, zac. Concentratevi non in tutti i grafici comunque, il massimo di Gauss blu è questo, minimo di Gauss non ce l'ho ancora, quindi questa zona qui assolutamente ribassista. L'ultima espansione è questa, l'ultima espansione rialzista è questa. Quindi se io vado a vedere l'ultima espansione rialzista mi troverei sul 50% qui, rialzisti, quindi mi tengo qui, se io vado sotto il 50% e ho anche un segnale short, distribuzione gialla che deve terminare, probabilmente se mi rimane questo come massimo di Gauss, questo veramente era il massimo di Gauss, adesso mi ricordo se l'ho segnato per questo o per altro. CAD/YEN. Non ho niente da aggiungere. Guardate il CAD/YEN, ho avuto un segnale long qui. Uscendo dalla lateralità mi fai questo segnale long qui. In questa zona qui. Cosa devo dire? Long. Adesso l'unica cosa che devo fare è aspettarmi di avere una fase rossa. Bene. Euro CHF, euro franco svizzero. Allora, franca svizzero, ragazzi, qui è terribile perché sta continuando a fare dei punti bassi. Cercare la fase rialzista a questo punto, questo è il primo segnale long che è andato fuori, questo sta scendendo giù. Allora, io, essendo adesso questo minimo qui un doppio minimo, questo è interessante perché potrebbe essere una rivelazione a un trend rialzista. Questo è un doppio minimo, lo segno come doppio minimo e me lo segno anche come trend line verde. Ok, questa è una zona di supporto che è stata toccata e rotta. Se adesso tu mi scendi, io non ti posso più vendere perché ho paura che mi rompi e mi fai una falsa rottura. Ok? Se questo Instagram qui che ancora 4 minuti dura, mi rimani rosso perché sta ancora ondeggiando. Se adesso la candela si ritira un attimino, diventa di nuovo un Instagram verde. Quindi questo Instagram verde, questa candela qui, che ancora 4 minuti dura, la potrò usufruire per andare long. Se invece, rompendomi questo massimo, se invece continui a farmi la fase rossa, allora me ne sto fermo. 4 minuti per capire. Ce lo ricordiamo? Euro franco svizzero. Questo ormai è andato, non lo facciamo più. Dollaro euro AUD, segnale long era sopra il pivot, ha pagato da pivot 30, non ci sono altri segnali. GBP yen, minimo di Gauss,
attendendo sempre che mi riparte, qui è partito, in questa zona qui che era la stessa, vedete, è la stessa cosa degli altri grafici, qui c'è il primo segnale, non me lo fa, torni giù, mi fa il secondo segnale, più o meno nella stessa zona, eccolo qui, no. Ok? Si ferma sul 50% dell'ultima espansione, quindi attenzione un attimino, GBP, CHF. Oh, qui abbiamo dei segnali multipli qui con take profit e tutto il resto. Qui abbiamo la fase del campana gaussiana bassa, minimo di Gauss. Ok, non ho segnato i massimi di Gauss, non mi interessa. Campana blu in chiusura, forse ha già chiuso toccando questo come il minimo, quindi questa zona qui. Ok, non è questo, sto trattando un'altra cosa. In questo minimo qui, che potrebbe essere il minimo di Gauss, sta ripartendo. GBB CAD, fammi vedere, intanto voglio vedere, prima cosa ci volevamo ricordare questo, ancora rimane 2 minuti, GBB CAD, GBB CAD, ce l'ho da qualche parte? No, ho di CAD, GBB CHF che tenderei a cercarmi di nuovo un long oggi in queste zone qui. Comunque va bene, andiamo a vedere. Audi CAD, GBV CAD mi hai detto, ma adesso andiamo a vedere se ce l'ho. Audi CHF qui. Ragazzi, qui segnale sorta era questo, in questa zona qui. Sto rientrato in questo Fibonacci qui che non c'entra più, lo posso anche cancellare, per il momento non mi interessa più. Voglio vedere tutta l'espansione, posso metterlo qui, sì. Questo segnale sorta, questa zona qui ormai ha pagato, non vado più. Audi CHF, segnale sorta qui sta pagando. Andiamo un po' veloce. Audi Yen, segnale sorta di questa zona qui, guardate, è automaticamente continuerebbe adesso la zona sorta. Quindi Audi Yen, grafico molto bello. Questo era il segnale short. Guardate dove siamo adesso. Siamo ancora nella possibilità di tradare short questa evenienza, guardate. Il metodo è fatto per veramente soltanto per tradare anche ad occhio, senza avere nessuna analisi. Guardate. Massimi di Gauss in salita, vedi? Quello che ti dicevo prima, Giangi. Qui ho l'ultima zona dove scende. Qui mi parte la distribuzione, quindi questo è il minimo di Gauss giallo. Non ho inserito qui la campana gaussiana. Cinquantaquattro, giusto? Ok, la mettiamo un po' più grossa. Non era 56? Scherzando, eh? Oh, ho cambiato colore questo. Ah, che cavolo faccio? Non è 56, cavolo, è per 4. L'ultima era questa. Non è 56, ma non è 54, ma 216. Bravo. Ok. Okay. Quindi avete visto che abbiamo la conferma che era 54. Comunque stavo scherzando prima. Questo è il massimo. La campana gaussiana blu sembra terminata qui. Quindi questo punto qui, che vedete qui giallo, è anche il minimo di Gauss della campana blu. Guardate, questo qui. È lo stesso punto perché la campana gaussiana blu, sebbene strana, mi fa questo come minimo di Gauss e questo come ripartenza. Qui mi ritorna giù, quindi potrebbe ripartire. Quindi potrebbe essere che questo qui è giallo, il minimo di Gauss, questo, campana gaussiana giallo, nell'interno ha avuto la chiusura della campana blu, che sarebbe questa, è ripartita di nuovo qui. Quindi una campana blu piccolina che è partita qui e ha fatto questo effetto qui, che sarebbe questo. Allora, scusate. Questa qui. Ok? Questa è la campana blu. Quindi volendo, io me lo vado a segnare. Ok? Quindi adesso andare a capire che potrei essere ancora nella posizione di poter vendere la continuazione di questo trend. Inseriamo il pivot.
sono sotto il pivot, target per questa zona qui. Ultimo, quello che mi potrei inserire ancora è questo. Vediamo se riesco a trasportarmelo senza andare sempre a metterne i nuovi, perché poi diventa pesante il MetaTrader, perché tutte le cose che ci ho inserito, dov'è? Chi di voi sarà a Roma? Ci sarà a Roma? 50% di FIBO, attenzione, qui lo so, 50% di FIBO. Ok? CHFIN, segnale short adesso. Guardate, qui abbiamo un segnale short, molto bellino. CAD, yen, scusate. CAD, franco-svizzera, sono cotti adesso. Questa è la zona, non lo faccio, sto fermo, però si potrebbe fare. E qui di nuovo l'euro dollaro che dà il pivot. Cerca la fase ribassista. Quindi attenzione, quello che dicevo prima, il pivot è il target per eccellenza. Andiamo avanti. Mi avevi detto prima, se me lo ripeti, GBP cosa? GBP? GBP CAD. Allora, GBP CAD, che mi ripeto, non le trado tutte, quindi non ce le ho tutte inserite. Formato CAD è questo qui, no, GBP no? GBP CAD, ho detto, ok, è formato di sterlina. Mi suona perché il drive ha la password sbagliata. Dov'è il drive? È la password sbagliata, perché non funziona più. Ok, fase rossa. Allora, cosa prima che io ti vado a fare? Ah, bravo, visto, ancora prima che te lo chiedo, volevo chiedere cosa avresti fatto. Diresti short. Mauro, è semplicissimo. Non, è short perché questo è il massimo di Gauss. Mettiamo i colori gialli. Questo è il massimo di Gauss. Qui sopra non ci deve andare. Ci riprova, qui sopra non ci devo andare. L'unica cosa che massimo di Gauss è questo qui precedente e questo qui che viene dopo. Quindi tutti e due li puoi usare come mass Gauss. Quindi automaticamente hai una trend line ribassista. Cosa ho detto prima dei mass Gauss? I mass Gauss non vanno in discesa ma vanno in salita, giusto? Quindi qui hai una trend line d'analisi tecnica. Questo non è un mass Gauss. Non può essere il Max Gauss. Max Gauss è quello precedente, però lo puoi usare, cioè, sai che questo non è il Max Gauss perché è andato sotto di questo. Ok? Quindi un po' di linea per il metodo lo devi usare. Poi, cosa bella, puoi usare questa trend line qui come canale. Guardate, vado a spostare quella parte ribassista nei punti più bassi. Questi. Guardate, questo è un bel punto. Ok? Quindi ho anche un canale ribassista, quindi il breakout di canale ribassista mi chiama ulteriore short. Inserisco i pivot per capire dove sono. Sono sul pivot, ho un segnale short avuto in questa zona qui. Ok? L'unica cosa che potrei fare adesso, e ti dico la verità, Mauro, è veramente un bel segnale. Allora, questo qui. Da cosa capisco che sono short? Che l'eventualità è di andare short. Mettiamo un po' il grafico. Solo che sentite che mi si è chiuso il naso. Cos'è l'eventualità? Il segnale short era questo Instagram qui, quindi lo andiamo ad aggiornare ed era questo. Io ho un segnale short che si riproduce adesso in questa zona qui. Questo è il segnale short, si riproduce adesso, ma qui adesso ho tirato la zona verde, la zona rossa. Quindi non posso andare adesso a spingere ancora perché sono qui. L'unico punto dove posso fare short è questo, e l'unico punto dove potrò fare short è di nuovo questo. Ok? Cioè, io se voglio entrare short adesso lo devo fare consapevole che ho un drawdown
di 70 pips, se non sono pochi, oppure un take profit di 42. Se poi mi rompe questo, il take profit logicamente è il primo pivot. Perché ormai il segnale che mi hai dato short è come se fosse già esaurito, quindi non lo posso fare. Al CHF, questo era da vedere, questo qui, vedi il CHF come è il peccato che non l'abbiamo visto. Quando io ho detto prima che mancavano pochi minuti alla chiusura delle 11, era questo. Guardate cosa è successo: ha chiuso, ha dato un segnale ribassista, ha rotto il canale. Il long che avrebbe dato se questo Instagram qui fosse tornato verde non era un long, ma era uno short. Semplice, semplice, da questa zona qui. Terribile, eh? Terribile perché ti evitavi di fare il long, perché il long lo avresti fatto da sopra e avresti fatto lo short da questa candelina qui. Però adesso è difficile perché dal grafico fatto, bravi tutti, bravo anche te Paolo che ha dato il segnale. Cosa devo fare adesso? Devo solo calcolare una cosa. Sono 20, allora tanto cosa mettiamoci dentro il pivot perché sennò non usciamo più dal trading intraday, non ne usciamo più. Abbiamo toccato il pivot, siamo sotto il pivot. Quindi a questo punto qui, per andare a cercarmi uno short, sono 4 pips dal pivot, cercherei, questo è il segnale short, aspetterei un ritracciamento di questa candela qui, ecco qui che sta anche per venire, ecco qui, 50% al pivot. In questa zona qui è da entrare short. Sui minimi assoluti andiamo a vedere come siamo messi a distribuzione. Qui non abbiamo la distribuzione del... Perché non ci sono tutti dentro? Sono spariti. Allora, andiamo a vedere la campana gaussiana anche qui. Abbiamo 48. Logicamente non è 48, ma è 192. Colore turchese, la mettiamo di un altro colore più grande. La mettiamo più grossa. E via. Ah, già abbiamo qualcosina in più. Abbiamo la distribuzione blu in chiusura. Abbiamo il giallo che cerca di partire da qui, non ce la fa andare sopra la media 48 e incomincia a scendere. Quindi allora cosa abbiamo? Chiaro che abbiamo la continuazione del trend ribassista. Quindi in questo caso qui, arrivati al pivot, io direi che si può di nuovo esternare la posizione short. Quindi l'euro franco-svizzero dal 50%, quindi dal pivot, la continuazione del trend ribassista. Sono le 11:09 minuti. Attenzione, aspettiamo un attimino. 3 CHF, euro CHF, no? Ce l'ho qui. Euro CHF, no? Lo devo aprire. Euro CHF. Conto RAB. Euro CHF. Ok. Short per me adesso. Short. Vedete, da questa zona qui short. Sto completando. Devo completare, questo è un segnale short, lo devo completare. Ho avuto un segnale long corto, ho avuto un segnale long che mi ha fatto questa zona qui, una falsa rottura, forse qui, poi gli orari 10 di mattina era una falsa rottura, chiaro, sopra il pivot, si poteva tentare, il prezzo continua a scendere, mi va a valutare che la fase ribassista non era finita. Quindi questa che vediamo qui, la tendenza, il cosiddetto trend, che è incominciato dalle parti alte, scende, ritracciamento, scende, ritracciamento, scende, ritracciamento, scende, ritracciamento, scende. Qui sopra non ci andrai, o comunque non andrai sopra questo massimo qui, perché il ritracciamento deve continuare. Quindi la fase rossa dovrà continuare ancora. Quindi short per me in questa zona qui. E non si scappa. Ok? Quindi poi... avevamo inserito e non l'abbiamo finita, l'abbiamo finita. Eccolo qui. Questo che avevo già finito prima, il massimo di Gauss, la campana gaussiana, il pivot, non andrei short, andrei short da qui o da qui. Ok? Euro-dollaro sta continuando a salire. Le abbiamo viste tutte qui. Questo mi interessa perché l'avevo fatto con Susanna l'altro giorno. Susanna, sì, Susanna. Aveva chiesto il DAX, ma io il DAX non lo trovo più. Ok? Euro dollaro sceso dal pivot in questa zona qui. Un retest del pivot ci sta. Segnale long. Qui abbiamo un segnale short del dollaro yen. Cosa vuol dire il dollaro yen short? Dollaro yen short vuol dire
euro-dollaro long. Quindi questa è la controparte, qui abbiamo un segnale short. Attenzione, questo è il primo segnale short del dollaro yen, distribuzione gialla non ancora completata, però potrebbe essere interessante shortare da queste zone qui, visto che il drive è verde, shortare il dollaro yen, perché se shorto il dollaro yen vado long di euro-dollaro. Ok? Bene, io vi lascio con un backtesting che il giorno, già quasi finito, il giorno... E non è ancora il backtest migliore perché non mi piace. Il 26 ottobre a 13.220 ha fatto 33.200 euro di guadagno in un anno. Un conto da 10.000 non è il massimo. Ok, fa 7.000 con la stessa impostazione che ho dato, raddoppiando da un lotto a due. Adesso l'ho messo a raddoppiare da mezzo a lotto, però va bene lo stesso. Ok, attenzione, ricapitolando, abbiamo il dollaro yen che sto per entrare short, quindi questa è la situazione. Poi ho l'euro CHF short da questa zona qui del pivot, quindi il pivot lo segno anche in questa zona qui, io sono entrato short, ok? Quindi chiaro che vado a puntare a nuovi minimi, posizioni pesanti, euro-dollaro. Abbiamo toccato il pivot, chiuso gli short, adesso attendiamo. Io sono comunque con del pensiero che l'euro dollaro tornerà a battere i massimi prima di scendere, perché abbiamo il drive tirato rosso e tutto il resto. Dollaro yen short, anche se non abbiamo ancora raggiunto max chaos. Dollaro yen, max chaos. Non abbiamo ancora confermato il max chaos. Che non l'abbiamo raggiunto, non te lo so dire perché non lo so. Perché potrebbe essere questo, visto che la distribuzione blu è ancora in chiusura, potrebbe essere questo. Però quello che mi fido dell'andamento ribassista è che abbiamo solo due istagrammi rossi, non si fermeranno a due, un po' di statistica la devo anche inserire. Ok? Però ti dico, sto attendendo che prima mi vada a fare tornare in questa zona qui, perché questa zona qui, se vai a vedere, è tutta questa zona di lateralità, quindi diventa automaticamente un pullback di tutti questi minimi qui. L'accelerazione è avuta questa, la mettiamo blu così dà l'idea. Poi un'altra cosa, c'è il drive tirato verde, quindi non lo so, prima di farmi un nuovo max chaos cercare la parte rossa, siamo sempre di attenzione al CHF, cos'è, euro CHF, no? Attenzione, attenzione che sta tornando nei suoi passi, è di nuovo sotto il 50%, è tornato sotto il pivot, vediamo se ci accelera, così mi libero di un'operazione perché io le faccio pesanti, quindi 12 pips, vediamo. Euro-dollaro scende, dollaro yen, fermo lì. E continua a portarsi su, quindi l'unica fase di drawdown era questa, il resto continua a salire. Ricordate che sto guardando l'anno 2017, che è l'anno diciamo, meno buono per fare un backtesting positivo, quindi mi punto sempre su questa cosa qui. Ok, dai, CHF. Ok, dollaro yen, mi sa che siamo pronti anche per tradarlo, dollaro yen. Short per me anche sul dollaro yen. Allora, determinare l'entrata sia del dollaro yen e sia dell'euro dollaro è assolutamente, è quello, il punto è di andare a cercare una discrepanza rialzista e una discrepanza ribassista. In questo caso io sto ribassista di questo segnale qui. E vedete i segnali? Qui sono due istagrammi ribassisti, quindi il segnale fresco fresco, e qui ho un segnale rialzista che deriva da tre istagrammi verdi. Quindi questo è il segnale long, sono qui. Se in questa zona qui comincia a salire e mi ritesta il pivot, io mi sono già fatto il mio malloppo con questa discesina qui. Le posizioni che faccio io sono al minimo di un lotto, quindi adesso sono dentro con due lotti. E va bene.
Ok? È il positivo dollaro yen, è il positivo anche l'euro franco svizzero. Guardate dove è andato a finire. Ok? Mi basta poco. E come mi piace dire, non mi dà fastidio. Non mi dà fastidio. Quindi quello che andrà a pagare è sia il dollaro yen che scende, quello possiamo andare a vedere i time frame più stretti, e l'euro dollaro che dovrebbe ricominciare a fare questa salita qui perché è nella zona di pullback. Se l'euro dollaro mi ritorna al pivot, io ho il mio dollaro yen che mi paga. Il dollaro yen sta già scendendo bene, lo mettiamo anche sui 5 minuti, così ce l'abbiamo qui 5 minuti di dollaro yen. Allora, facciamo così, dollaro yen formato, ce l'abbiamo 5 minuti qui. Passa 5 minuti, mi suona perché il drive non ha la password giusta. Indicatori, drive, la password non funziona più. Ok. Guarda caso, il dollaro yen sta facendo sui 5 minuti, il max gauss sta facendo anche la fase ribassista. Primo istogramma, segnale short sui 5 minuti. Quindi, ragazzi, ragazzi, l'entrata del dollaro yen era questa. L'entrata del dollaro yen guardato sull'H1, questo è il 5 minuti, max gauss, fino a prova contraria è questo. Non vado oltre, non mi interessano le altre distribuzioni, questo è un segnale short, quindi comincia a scendere, questo è il minimo di Gauss, questo è il minimo e questo è il massimo, ok? Quindi questo al 50% dovrebbe diventare una resistenza o un supporto, in questo caso è un supporto, se il trend ribassista il supporto non tiene, giusto? Ci siamo? Ok, poi abbiamo dollaro yen adesso in movimento, abbiamo l'euro dollaro in movimento rialzista, lo vediamo anche sui 5 minuti qui, piccolino, dollaro yen va a ricompletare la candela, euro franco svizzero, siamo sempre fermi lì sul 50%. E al limite, se avete fatto un po' di short che si è compreso tra euro dollaro, euro franco svizzero e dollaro yen, potete ricavare da queste tre coppie una posizione in positivo, due in negativo, una in negativo, due in positivo. Alla fine la somma di tutte le operazioni vi può dare una somma positiva. Quando arrivate ad avere una somma positiva, potete chiudere tutto l'assemblaggio di operazioni che sono comunque correlate l'una con l'altra, e nell'idea di avere ragione con tutte e tre, potete avere ragione soltanto con una o con due, ok? L'importante è uscirne bene. Perché nel momento dell'oscillazione dell'operazione, ve l'ho fatto vedere in tanti video, potrebbe scendere questa pochettino fino a qui, nel frattempo il dollaro yen scendere bene, l'euro dollaro salire un attimino, quindi chiudere una a pari, una in positivo e una in negativo, ma la somma totale dell'operazione darvi una somma positiva. L'avete visto quante volte l'ho fatto io anche in reale, anche durante il webinar, avendo 5-6 operazioni che oscillavano da meno 1000 a più 2000, e le ho chiuse in reale, quindi alla fine questo è. Bene, mentre continua a scendere bene il dollaro yen, lo vediamo qui sui 5 minuti. Concentriamoci un attimino. Ah, non ho neanche messo a 5 minuti, guardate qui, che rimbambito. Quindi era anche sbagliato quello che ho fatto vedere. Che rimbambito, sono stanco. Allora, questo è il segnale short. Scusate, piccola gaffe. Nessuno se ne è accorto nessuno. Non avevo cambiato il time frame. Questo era il minimo di Gauss, massimo di Gauss, scusate. USD Yen, che time frame vuoi vedere, Andrea? Questo è il massimo. Poi non ti ho risposto ieri, dato ieri, perché ero un po'. Sono indietro con dei lavori, Andrea, non sono un po', no? H1, ok, questo è il minimo di Gauss, vedete? Zona di pullback, quindi sta scendendo bene.
andiamo a vederlo sull'H1, come mi hai detto, però prima di guardare sull'H1, vorrei vedere sui 5 minuti l'euro-dollaro. Sta salendo l'euro-dollaro sui 5 minuti. Ok. Euro-dollaro sta salendo, ritorna sopra. Il segnale long è questo. Quindi si ripete il segnale long per chi non l'ha fatto. Dollaro-yen è questo. Che adesso è fermo su. Perché c'è questo colore qui? Boh, questo qui non c'entra. Fa parte di una spiegazione di analisi vecchia sull'andamento di massimo minimo di Gauss. Mi vedere? Che dite? L'euro-dollaro, che ne dite? Tornato su. Vediamo sui 5 minuti. Sta tornando su. Un retest del pivot ci sta. Se sale l'euro-dollaro, cosa succede? Il dollaro-yen scende. Quindi dovete sempre coordinare queste due cose. E in ogni caso è partita qui il minimo di Gauss. Quindi il massimo di Gauss forse non ce l'ho, anche se potrebbe essere il pivot, ma me lo ritesto. Se me lo ritesto, sono contento. Allora, mi ridice. Ok, allora mi ridice. Mi ridice. Vedo la distruzione di partenza. Cosa ti ridice? Chi? mi ridice, cosa hai sbagliato? Graficamente il dollaro yen o c'è l'euro dollaro? In che grafico, Andrea? Ricordami sempre di mettermi la sigla perché non so, euro dollaro o dollaro yen? USD yen, ho la distribuzione in partenza, certo. L'ho detto prima, la distribuzione è in partenza, è partita qui. Ok? Non ho ancora il massimo di Gauss, non lo posso ancora capire che questo è il max Gauss, quindi può essere una distribuzione che ancora continua a salire, ma devo sfruttare nell'intraday il piccolo movimento ribassista perché derivo da una grande forza rialzista di 34 candele. Poi, non ho inserito i pivot. Eccoli qua. Siamo sotto il pivot. Li avevo già inseriti prima, sono spariti. Siamo partiti dal pivot. Sta ritornando a mangiare tutta la candela, mi manca poco. Lo vedo. Lo vedo da due cose. Dal 5 minuti dell'euro-dollaro che sale e dal 5 minuti del dollaro-yen. Ok? Che sta scendendo. Quindi se io ritorno qui sotto, 5 pips, sono di nuovo sulla candela H1 completa. Non farei lo short io perché sta ripartendo la distribuzione US. Vabbè, non lo fa, non è detto che lo short non lo devi fare. Va benissimo da conservativo, non lo devi fare. Ma nell'intraday lo puoi tentare una fase ribassista, non devi fare 50 pips, devi fare 10 pips. Un attimino solo, se tutto va bene. Continua la discesa, vedete? Deve rompere questo minimo qui. Qui non ho inserito il pivot. Un miracolo che ancora il MetaTrader sta in piedi con tutta la roba che ci ho messo dentro. Dollaro yen, qui la candela si sta completando di nuovo. Abbiamo il 50% di Fibonacci, quindi zona anche di supporto della ripartenza rialzista del Fibonacci. Euro-dollaro. Non ho parole, riparte, guardate sui 5 minuti, si vede bene, riparte, quindi riparte l'euro-dollaro. L'unica cosa che ancora non coincide, ed è giusto che sia anche così, è che l'euro-CHF è ritornato su. Quindi l'euro forte mi porta sull'euro-CHF. Quindi questo è l'assemblaggio dell'euro-dollaro che sale, dollaro-yen che scende, l'euro-franco-svizzero era una coppia che dovevo chiudere quando era in positivo. Quindi adesso lo stesso sono in positivo, però ho un'operazione dell'euro CHF che è negativa. Allora, continuo a tenermela, perché non me la chiudo, casomai mi giro dopo. Allora. Vi faccio vedere questa. Vediamo come posso farvela vedere, siccome non rendo sempre tutto pubblico, non vi voglio, ancora non ho preso un altro conto che vi farò rendere pubblico, però vediamo questa.
Allora, sono posizione di oggi. No, non si sposta questo grafico qui. Sono posizione di oggi. Ecco. Euro-dollaro, euro-dollaro, euro-CHF, dollaro-yen. Quello che, allora, se io, chiaro che ho messo pubblico talmente tante cose, adesso sto concentrando su altre cose, quindi prima di rendere pubblico un altro conto, lo farò quando torno dal seminario che farò a Roma, ok? Nella mia presentazione. Guardate cosa succede. Questa è il CHF, ok? La vediamo qui sopra. CHF è in perdita del 78, quindi vedete che 79 più la commissione. Quindi tutto il totale però di tutto questo mi porta a raggiungere 50 euro. Una piccola oscillazione adesso dell'euro CHF che scende un attimino e le altre che si sistemano, io mi chiudo 100 euro. Non sono andate bene tutte, ma mi sono andate bene in gran parte. Okay. Se adesso l'euro dollaro parte un'espansione, questa mi rimane a 68, chi se ne frega, me la chiudo in parte. La somma totale è quella che mi interessa. 80, numero fortunato. Qui abbiamo il dollaro yen che sta raggiungendo i minimi, guardate. Qui abbiamo il dollaro yen, lo vediamo questi 5 minuti. E qui abbiamo sull'altro conto l'euro CHF che sta salendo. 89. 88, 90. Qual è lo scopo del trader? Qual è lo scopo? Ricordiamoci l'euro-dollaro. Mi date il livello di pivot dell'euro-dollaro? Se lo posso andare a vedere anche qui. L'euro-dollaro pivot 1,1284. 1,1284. 1,1284. Uno 1,1284. Ah no, non volevo mettere questo, volevo mettere il CHF. Okay. Guardate, questo adesso sta scendendo ancora, quindi colgo l'occasione per chiudere quello che mi viene. 20 euro, 26. Ancora tutto coincide, sono movimenti veloci, sto tradando con posizioni pesanti. R15 su, cos'è R15 su short R15? R15 è anche un pattern, se non mi sbaglio, di rosso. R15. Ah, la regola, ma allora non è che mi stai seguendo, Pasquale, anche se è la prima volta che vieni a vedere un webinar, mi stai seguendo. L'R15 è un pattern di rosso. Guardate come sono cotto. R15, la regola 15. L'R15 su, fammi vedere cos'è che mi hai detto. Ma dove l'hai vista sta regola del 15? Cavolo, che io non l'ho messa sul blog. O l'ho messa sul blog. L'avrò visto sul blog, sicuramente. Euro yen, euro 15. Andiamo a vederla. È simpatica questa cosa, non me la ricordavo più. Cioè, non me la ricordavo, non mi è saltata L15. Sì, la regola dell'R15, adesso vediamo, però. 19, 15 è questa. No, non te la consiglio. Non te la consiglio, sai perché non te la consiglio? Perché non usciamo da un. Perché nella stessa zona ci sta battendo 5-6 candele la stessa zona. Non la farei ancora. Non ha un'espansione, non ha avuto un'espansione, non ha avuto un ritracciamento. L'R15 devi calcolarla sempre anche in base a. Se fosse stata questa l'R15 qui. Allora l'avrei fatta perché da qui a qui ho 15 candele ed ho anche una salita e un ritracciamento. Ma visto che questo qui. No, in questo caso no. Ah, che simpatico, non è L15. Adesso andiamo a vedere, siamo tornati a 78. Vedete come era andato meno 20, meno 30, 40. L'euro dollaro, per esempio, che deve battere l'1,24 per tornare al pivot, vedete 129,65. Fermo, perché tutto fermo adesso? Sono fermo? Mi sentite? Mi sentite? Sì, qui si è fermato.
Vi si sono fermati anche voi o solo io? Non c'ho connessione. Siamo andati a ritestare il pivot. Tutto fermo. No, è ripartito, è ripartito. Siamo andati a ritestare il pivot. Si è fermato di nuovo. Ormai qui. Ho toccato il pivot con l'aerodolore. Instagram verde. Attenzione. Solo per farvi vedere, capire una cosa. Certo, posso prendere 130 e 70 sono 200 euro, ok? Però mi accontento di prendermene metà se vedo la somma di 100 qui. Quindi le chiudo tutte. Oppure chiudo queste due e aspetto di vedere questa e questa compararsi. Vedete il dollaro yen qui che continua a scendere un po'? 84, 89. Euro dollaro che cerchia lì, qui 100, 115. Ok? Guadagnati 100. Ok? Non è che adesso devo star lì a fare altro. Ecco, vabbè, è andato qui, vai, se ne frega. Ok? Questo è un metodo, cioè a me non interessa nel webinar adesso farvi vedere chissà cosa, a me interessa che questo potrebbe essere la soluzione al vostro problema. Il vostro problema è che non riuscite a chiudere un'operazione perché la vedete in perdita, ma io ho chiuso un'operazione in perdita fregandone perché intanto guadagnavo con 100. Questo era quello. Cioè, questo è quello che se uno deve riuscire a capire, che adesso l'euro-dollaro tornerà sopra il pivot e adesso il dollaro-yen, dove sei? Eccolo qui, il dollaro-yen continuerà la sua discesa perché è vicino al minimo, però la forza di chiudere l'euro-franco-svizzero che non è andata bene, va bene, si chiude, non ci interessa, mancano 35 minuti alla chiusura di questa candela, se sta facendo questa candela così alta, addirittura l'euro-franco-svizzero si potrebbe ritentare di vendere ancora. Perché stiamo tornando in un segnale short. Il segnale short è questo. Non mi hai fatto lo stoppino della candela, sto fermo. Però l'euro-dollaro era quello che no, dovrebbe, dovrei aver tenuto l'euro-dollaro dov'è? Perché sta ritornando sul pivot, praticamente mi tornerà su in alto. Il dollaro-yen sicuramente mi romperà il minimo. Però l'importante è la forza di chiudere quello che pesava di più, che era questo, di chiuderlo. Adesso basta. Ok? Grazie a tutti della partecipazione, ci si sente venerdì mattina alle 9:30, ok? Grazie a tutti per i nuovi info@mp-forex.com, il mio blog ce l'avete perché sennò non mi avete trovato, se vi serve qualche altro contatto mio scrivetemelo adesso, in questo istante, e ve lo do, ma penso che tutti quanti abbiate il mio contatto anche di Skype, ok? Perché, ecco, CHF. Adesso posso anche mettermi due lotti perché intanto ne ho persi 100. Ne ho persi 100 con l'euro CHF. Adesso posso, visto che prima l'ho perso con un lotto solo, puntare con due lotti e recuperarmi questi 100 euro. E metto grasso negli ingranaggi. Ecco, vabbè, penso che tutti abbiate i miei contatti. Se volete avere qualcosa, mi scrivete. Io non vi cerco, lo sapete. Però non pensate che io abbia, che ne so, la sfera di cristallo. Io faccio trading così come lo faccio con voi. Ok? Grazie a tutti della partecipazione. Ciao, ci si sente venerdì mattina alle 9:30. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Sì, Gianluca,
un attimo sto preparando per Roma e sono un po' tirato con i tempi, ok? Oggi mandavo di fare trading con voi, infatti vedete sono rimasto un paio d'ore con voi. Grazie a tutti. Ciao 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 a tutti. Ciao 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 ciao.